La città metropolitana gestisce 158 edifici scolastici distribuiti su tutto il territorio, 158 edifici che ospitano più di 85.000 studenti, abbiamo 3.600 classi più tutto il personale docente e non docente. In questo momento, negli ultimi anni, sempre più si è sentita l'esigenza di dover affrontare alcuni temi fondamentali, primo tra tutti affrontare il tema della vetustà del nostro patrimonio edilizio. Molti di questi edifici hanno più di 30 anni, una cospicua parte anche più di 40 anni, non rispondono pienamente alle esigenze del nuovo modo di fare scuola dal punto di vista delle dotazioni di laboratori, ma anche proprio dell'organizzazione degli spazi e l'organizzazione architettonica, e poi non rispondono pienamente anche a tutti gli standard normativi. Per questa ragione si è pensato di analizzare attentamente per ciascun edificio i costi di gestione e i costi per gli adeguamenti normativi. Individuare a livello complessivo quali sono quei poli o quegli edifici che si prestano a diventare dei veri e propri poli strategici e quindi si prestano anche ad ampliamenti, per poi ipotizzare una razionalizzazione del patrimonio edilizio e la valorizzazione degli edifici che non sono più funzionali rispetto alle nostre esigenze.